Ciao, bellissimi e bellissime, eccomi qui, è un po' che non ci vediamo su questo canale. Ho avuto un periodo molto stressante, c'è stato un cambio lavoro nella mia vita e ho avuto pochissimo tempo per me. Sono stanchissima, non so se si vede dalle mie bellissime occhiaie, però sono di nuovo qui, ci truchiamo insieme. Il consiglio di oggi, giusto per darvi sempre un piccolo consiglio, è quello di non pretendere troppo da voi stessi. L'errore che ho fatto io in questo periodo è stato quello di pretendere davvero tanto da me stessa. Ho cambiato lavoro, quindi stavo imparando qualcosa di nuovo, sto imparando qualcosa di nuovo e ho l'impazienza di diventare subito autonoma e di essere subito brava. Di non dover chiedere troppo agli altri, invece bisogna avere un po' la pazienza di aspettarsi o comunque di accettare il fatto che non è detto che si debba essere sempre velocissimi, quindi in ogni caso cercare di non tirare troppo la corda e non pretendere troppo da noi stessi in alcune cose, accettare così come siamo, accettare un po' più le cose così come vengono. In generale, cercare di non chiedere troppo a noi stessi per quanto riguarda l'organizzazione del tempo e anche solo, diciamo, cercare di non crearci troppo stress. Detto questo, proverò a fare un video breve. Io sono in partenza, purtroppo non sono ancora in vacanza, ma mi muovo. Sono tra le fortunelle che al lavoro hanno lo smart working, quindi lavoro da casa, posso lavorare da casa un po' dove voglio. Per fortuna, quindi mi sto spostando verso il mare, ma non sono ancora in ferie, purtroppo per me. E ho perso completamente l'abbronzatura, però trucchiamoci insieme, visto che devo partire, e vediamo questo make-up che mi avete chiesto con il turchese o comunque l'azzurro chiaro, perché non ho qualcosa di propriamente turchese. Questo colore sta benissimo alle brune, anche alle bionde, meglio se in entrambi i casi abbronzate, a mio parere. Poi in realtà forse spicca un po' di più su chi ha la pelle olivastra, proprio abbronzata, perché le bionde, diciamo comunque le persone molto più chiare, secondo me stanno meglio con colori che si abbinano un po' di più al loro incarnato, dipende. Se sono molto chiare, l'azzurro a me non fa impazzire, l'azzurro diciamo proprio acceso o comunque chiaro, e stanno benissimo invece col dorato, con colori più neutri a mio avviso, però questo è il mio modesto parere, quindi mi sgranchisco un attimo perché sono veramente distrutta. E allora partiamo subito, facciamo un trucco, un make-up intero. Non so se l'inquadratura è perfetta, ma andiamo avanti. Partiamo da questo contorno occhi che ho comprato un po' più scuro, l'abbiamo già visto in un mio video della Smashbox Halo, che è un po' più scuro, quindi in realtà lo utilizzerò d'estate, ma soprattutto rispetto al mio solito dell'IT Cosmetics, ve lo faccio vedere questo qui, Bye Bye Under Eye, che ha un'ottima tenuta, è un po' più leggero. Questo qui è molto cremoso, molto doppio, quindi l'estate sudando, insomma, non tiene benissimo, non mi fa impazzire l'effetto dopo che ho sudato, quindi preferisco questo che invece ha proprio una texture più leggera, proprio in quanto a cremosità, proprio leggero sul viso, quindi copre, tra i due copre meglio questo, però questo qui copre bene e assomiglia un po' a un fondotinta, è perfetto anche per le imperfezioni ed è tra l'altro anche un primer. Si può usare anche come primer. E il T-Glow è 41 Perfecting Pen, quindi per tutte le imperfezioni del viso è ottimo. Il colore che ho scelto io per me è la 14, L20W14, questo qua. Comunque partiamo subito, altrimenti il video lo faccio durare tantissimo. Allora, sopracciglia sono abbastanza a posto, quindi asciughiamo un po' la zona e
coprire questi occhiali. Si tira fuori così, girando sotto, ma l'abbiamo già visto. Ne metto un po'. Il viso l'ho già idratato. Ne mettiamo anche un po' i lati. E anche un po' qui sopra. Vediamo cosa riusciamo a coprire. Questo potrebbe essere anche utilizzato con una beauty blender. Io guardo un po' di lato perché è uno specchio che mi aiuta. Io praticamente lo tampono, non lo spargo molto, in modo che copra bene. Voi come state invece? Che periodo della vostra vita state affrontando? Siete stanchi con il caldo? Fatemelo sapere nei commenti. Se avete anche richieste particolari di un make-up che vi interessa. Allora, come vedete, copre abbastanza bene. Io poi ho una luce in testa che secondo me peggiora un po' le occhiaie, però non volevo farvi un video mezzo al buio e quindi l'ho lasciata accesa. Anche per guardarmi nello specchio, altrimenti mi vedevo male. Questo è un trucco, direi estivo, lo facciamo abbastanza leggero. Ok, che dite? Io direi di lasciarlo così, leggerissimo. Tra l'altro, credo di avere tutto con me. Vado di Cipria, la solita della Clinique mia. 04 Matte On e la Super Powder Double Face Makeup. Non metto nient'altro perché estate, metto il meno possibile sul viso, è questa, quindi andiamo. Giusto a tamponare un po' per rendere il viso un po' meno lucido. Come vedete ne metto pochissimo. Guardate, già l'effetto copertura, direi che è ottimo. Torno ai miei ombretti che utilizzo come se fossero una terra della Puro Bio Cosmetics. Questa è la palette su cui puoi attaccarne diversi. Io uso questo ombretto della Puro Bio Cosmetics e poi ho questo blush che invece è della Make Up Forever. Sta finendo, ne ho un altro pronto da cominciare che abbiamo già visto in alcuni video. Quindi prendo l'ombretto che poi è scuro e lo metto qui. Visto che ho perso un po' di abbronzatura, ho lasciato la terra, sono tornata al mio make up invernale. Seguo la linea della mia guancia qui con lo scuro e poi il blush più su per uniformare. Questo è molto chiaro, ma a me piace chiaro. Per il momento utilizzo sempre questi colori molto neutri. Lo usiamo anche come se fosse una ciprietta, uniformiamo tutto, ecco l'effetto. Andiamo di illuminante, sempre il mio ombretto della Clinique, l'abbiamo visto tante volte, 08 Petal Pop, vedete, molto illuminante, super luminoso per dare un po' un effetto un po' glowy. Ok, dopodiché passiamo agli occhi. Allora, possiamo cominciare con questa matita della Clinique che è sull'azzurro. Non abbiamo mai visto, credo, un make-up con questa qui. Io la utilizzo spesso, è anche bella messa lì da sola, però vediamo un po' cosa ci inventiamo insieme. È la 08 Blue Gray, come se fosse un blu grigio. C'è anche lo sfumino dietro. È così, è molto morbida. Trovo molto bene con queste matite colorate e abbondiamo un po', usiamola come se fosse un ombretto sull'occhio. Purtroppo questo azzurro io ne metto anche un po' sotto, aumenterà un po', a mio avviso, le mie occhiaie, lievemente, però vedete è proprio chiaro ma non troppo acceso.
Poi vorrei fare un mix perché questa ve la volevo far vedere, ma vorrei provare un nuovo prodotto, vediamo un po' cosa esce fuori. Poi magari l'occhio lo oscuriamo un po'. Ok, mi sono mancata un pochino. C'è stata con voi la bellissima Antonella con dei video meravigliosi. Chissà se avete sentito un po' la mia mancanza. Allora, già va bene. Già così siamo pronte. Scusate, mi sgranchisco, ho la schiena tutta dolorante. Siamo pronte per uscire. Mascara e ce la possiamo già fare. Però mi avete chiesto un trucco un po' sul turchese. O prendete semplicemente una matita di un colore che vi piace, un po' sull'azzurro, la mettete in maniera leggera, soprattutto per il giorno, e siete sempre eleganti con un po' di matita e mascara. Altrimenti volevo provare questo prodotto che mi è stato regalato, che non ho ancora provato, questo matitone che credo non abbiamo mai visto insieme, della Puro Bio Cosmetics, che tra l'altro è un brand che io adoro perché è completamente naturale, non mi dà fastidio agli occhi. Io, per chi fosse nuovo sul canale, siamo arrivati a più iscritti, quindi magari non lo sapete, sono allergica ad alcuni tipi di prodotti, anche a grandi brand famosi, non posso usarli perché sono allergica al nichel o comunque a parabeni, a qualcosa che viene messo dentro il trucco, mi diventano gli occhi proprio rossi quando lo applico. Invece la Puro Bio Cosmetics non mi dà nessun fastidio. È anche un'azienda vegan. Questo è 23 ombretto eyeshadow. Guardate che carino, è sull'azzurro, cioè è proprio un pastello accesissimo. Questo vira un po', a mio avviso, appunto sul turchese, quindi vediamo un po', magari lo provo un po' sulla mano prima. Ah, wow, guardate, super scrivente, lo sfumo un po' è super morbido. Proviamo un po' a vedere, a mixare questi due colori, a vedere un po' l'effetto sul mio occhio. E lo usiamo proprio come se fosse un po' un ombretto. Mixiamo un po'. Però sicuramente un trucco un po' sciocchi. Non male. Ho un po' sovrascritto l'altro, però così vi ho fatto vedere due prodotti, visto che mi avete chiesto un po' il turchese, che virano verso quel colore. Quindi potete scegliere o questa matita della Clinique o in più in generale anche questo matitone per avere un colore più shocking. Io se fossi abbronzata l'effetto sarebbe molto più bello. Però guardate che non sta male, perché mi rende l'occhio un po' più verde, cioè sulle brune sta benissimo l'azzurro. È un po' anni 80, però a me piace molto. Abbondiamo un po', pesantiamo un po' il trucco, rendiamolo un po', diciamo, serale. Bello comunque. Lo metterei lievemente sotto, ma proprio lievemente. Bene, non mi ha deluso, non l'avevo ancora provato questo prodotto, l'ho regalato a una mia parente. Ho un po' sovrascritto la matita di prima che non si vede più, però vi ho fatto vedere due eventualità per andare sull'azzurro, qualcosa di delicato blu-grigio e invece questo che è proprio un azzurro un po' shocking, però come vedete l'effetto è bello. Cerchiamo di sfumarlo un po'. Poi vediamo cos'altro ci possiamo aggiungere. Avrei dovuto tenermi qui un fazzoletto. Sì, è molto scrivente, molto morbido, è proprio un ombretto matitone che però è in crema, quindi carino. Io lascerei anche così. Volendo potremmo, vediamo, aggiungere forse un po' di blu per definire. Ho una matita blu scuro. Non andrei a mettere a scurire. Allora, potremmo fare un'altra cosa, scurire metà palpebra con del blu scuro. Però essendo un ombretto in crema, proviamo a metterne pochissimo, magari col dito, perché si attacca subito all'occhio avendo questa crema azzurra. Comunque il turchese è già così, anche qui un mascara, un po' di matita nera per definire che poi aggiungiamo, già ci siamo. Per impreziosirlo un po', perché non mi piace questo azzurro poco definito con uno scuro, prendo questa palette che mi salva sempre, un po' distrutta, scusate, della L'Oreal,
la palette ombre, ce ne sono altre anche con altri colori, questa è bellissima, ha tutte le fasce di colori che possono servire. Io prenderò questo blu scuro qui, vediamo, poi e ne metto pochissimo qui per amalgamarlo un po', non so se si riesce a vedere, leggermente con questo azzurro a metà palpebra, come se fosse una transizione. Beh sì, l'effetto è sicuramente meglio. A me poi questo azzurro, diciamo così, lasciato a se stesso non tanto mi piaceva, però abbiamo una nostra amica che si veste spesso di turchese, può prendere spunto da questo make up. Lo sto facendo per lei, spero riesca a vedere il video. Guardate, l'effetto è già un po' più definito, perché abbiamo mixato i due colori, abbiamo scurito un po' questo azzurro. Adesso abbiamo creato quasi un lieve smokey eye fatto con l'azzurro. Pulisco un po' le ciglia. Guardate, bello, mi piace molto. Scusate, mi allontano un secondo perché ho il fazzoletto qui. Allora, proseguiamo. Adesso metterei un bianco chiaro per, scusate che c'è la luce, questo qua metterei io, questo proprio bianco perla un po' shimmer per finalizzare qui, amalgamare il tutto sulla palpebra superiore. Io sto andando di nuovo con le dita, uso il mignolo che è un po' più pulito. Alla fine doveva essere un trucco leggero, siamo andate giù un po' cariche. Poi questo ci sta anche benissimo, però a questo punto non so più che dito usare. Questo l'ho sporcato un po'. Proviamo un po' questo, andrebbe messo anche qui, un po' all'interno dell'occhio. Guardate, per illuminare l'interno. Anche qui ci sta bene il chiaro, eh? Possiamo definire un po' per pulire un po' di bianco. Sembro è un trucco un po' la David Bowie forse questo, però ecco l'effetto col turchese. Adesso andiamo a scurire un bel po'. Se vogliamo andare anche sul blu scuro, anche ci sta bene, sono molto belle, scusate, mi stavo impappinando, questa matita anche è molto figa della Dolomia, un altro brand con cui mi trovo molto bene, sempre abbastanza naturale, insomma, poche schifezze. Questa è waterproof, si presenta così, è ottima anche questa, però è poco scrivente, io andrei sulla mia solita, andiamo sul blu scuro, così rimaniamo sulla tonalità. E prendo questa della Clinique, la High Impact Custom Black Kajal, che è morbidissima. Questa è la 04 Black Net Blue, l'abbiamo vista in altri make-up. In modo, la utilizziamo come se fosse un eyeliner, in modo da definire un po', perché vedete che il trucco è molto bello, però sono un po', ho l'occhio poco definito. Quindi lo ultimiamo così. Poi vi lascio così non dura tanto, però cerco di scurire qui sotto. Praticamente la matita Clinique messa all'inizio è sparita e lo uso come eyeliner. Uso questa matita come eyeliner, scurisco anche un po' l'interno, anche un po' fuori. Questa è molto morbida, quindi si presta bene. Sempre solo fino a metà occhio, l'effetto è già molto più bello, che dite? Anche con la nera, ci stava bene. Anche interno palpebra. Mi vedete? Sì, sono un po' di lato. Sono veramente stanca, non vedo l'ora di essere in ferie, non so voi. Sì,
se le avete già fatte, se dovete andare. Io vivrei tutta la vita in ferie. Guardate l'effetto, mi avvicino un po'. Bello, vero? Un po' super glowy, veramente super luminoso, però direi che abbiamo centrato questo trucco turchese. Accento, come vedete, lievemente le occhiaie, però a me piace. Avrei potuto mettere un altro po' di correttore, volendo usare quello, dovrei usare quello dell'Etty Cosmetics, che è super coprente, visto che oggi non è caldissimissimo, però io lo lascerei così. A me il trucco piace. Spero anche a voi, faccio vedere l'effetto un po' da lontano. Poi definiamo con un po' di mascara, sempre lui, My Best Friend ormai, Super Hero IT Cosmetics. Questo è il nuovo, ho ancora il vecchio che non ho buttato, che a volte uso per definire. E andiamo di mascara. Che ci darà un tocco di profondità all'occhio. Niente, direi che ci siamo. Spero il make-up vi sia piaciuto. Chiedo soprattutto a chi me l'ha chiesto. Metterei anche un po' sotto, visto che abbiamo allora, non so perché non riesco a pettinarle. Ok, è molto rinfoltente, non so se si può dire, solo che questa volta non so se ho beccato il vecchio. Ah sì, forse ho preso il vecchio, è un po' secco, tenendoli tutti e due. Sì, ho preso, scusate, quello vecchio, questo è quello nuovo, ecco perché non riuscivo neanche a pettinarle. E infatti questo contiene più prodotto. No, sembrava strano, appunto. Ecco qui un make-up molto anni 80, però per chi veste di turchese può usare. Poi non so cosa ho combinato, improvvisamente ho l'occhio rosso. Bene. Mi deve essere entrata qualcosa nell'occhio. Che mi ha dato fastidio, forse un po' di polvere. Ho questa matita stessa, ho appena detto che non mi dava fastidio, vabbè, non si nota. Eccoci qua. Che dite? Mi avvicino un po'. Scusate per l'occhio rosso. Trucco terminato. Spero che il video non sia durato molto, di non avervi annoiato. Spero stiate bene. Sulle labbra. Io non metterei nulla, se non forse, ma proprio una punta di rossetto. Magari proviamo questo qui nude, che però ho colorato con un altro rossetto della Elan, i colori di Elan, solo che un po' colorato perché l'ho usato con due rossetti, ma proprio una punta. Giusto per non uscire senza niente. Questo è un nude, in realtà però è mixato con un altro rossetto, quindi sembra un po' più scuro. Eccoci qui. Ogni tanto scusate, mi guardo nella telecamera perché non sono sicura di essermi truccata in maniera corretta, ma mi sembra un bel make-up, spero vi piaccia questa variante col turchese e ci vediamo al prossimo video. Buona estate!